Scusate, questa parte come mi so? Tossisco. Un po' sta in realtà. Allora, partiamo con i prodotti finiti per il viso, corpo. Io sto soffrendo. Allora, non make up. Partiamo con enorme dispiacere dallo smalto Deborah. Non ci vede con... Dov'è? È vero. Ecco, è lì. Sì, si vede l'ombrino. E voi direte, ma non è finito. E ci avete ragione. È diventato colloso. Guardate che effetto brutto che mi ha fatto. Aspetta. Continua a girare in così, casa. Così. Vabbè. Ormai proprio. Spudrated. E quindi abbiamo deciso di buttarlo, perché quando diventa ingestibile... Ha fatto le bollicine. Io non ho voglia di stare troppo dietro a uno smalto. Ma per poi unghie, cosa ci metti dentro per allungarlo? Acetone. Ma che acetone? Sì, così lo diluisci. Ma che schifo. E quindi noi lo butteremo. E uno. Abbiamo finito. Abbiamo finito. I soliti. Per me l'hanno visto anche altri. Ah, appunto, li facciamo vedere così. Tanto le... Per rendervi fatti. Il cotone colorato. Per cancellare le unghie. Ma ora cambiamo, andiamo sui dischetti. Ora, sì. Se l'ha detto anche l'altro mese. Dischetti dell'S lunga, bruttissimi. Sono quelli fatti da biologici. Sono orrendi. Cioè, sarà che uno dice biologico, ma no. Proprio no. Si distrugge il dischetto e ti... Non so, cioè, secondo me non pulisce, ma va bene. Senza etichetta, ho staccato l'etichetta. Il solvente per unghie, quello della Shein, cos'è? Sì, quello rosa è questo, perché noi l'abbiamo provato, lo stiamo provando, stiamo finendo perché manca veramente poco. Quello azzurro è, cancella meglio quello azzurro. Sì, e poi questo è quello profumato, via, insomma. No, questo fastidio. Era quello che c'era scritto, però non ci piaceva tanto. Però la pompetta ora lo riusiamo per altri solventi. E niente, la pompetta è geniale. Cioè io penso di non aver trovato mai una cosa più comoda. Ora, io credevo che mettendoci il dischetto sopra ti desse la giusta quantità, ma io ci devo ripigiare 3-4 volte. Non so se noi siamo esagerate o se fa tutto così, ditecelo. Sentite che rumorino carino. Poi, della serie di cose inutili, abbiamo finito i tissue. Che schifo. Che schifo questo. Perla Sensation, guarda che carina. La scatolina è bellissima, ma profumano. Sono di quelli quadrati. Sanno di... ha un odore orrendo. Aspetta che c'è scritto, con delicato profumo, senza ingredienti allergenici. Ma l'odore era orribile. Aspetta, si sta sniffando la scatolina. Pura vata collosa. Sì, vabbè, insomma, c'è poco da parlare, sono pazzolette. Ma volevo sapere che profumo era. Vabbè, sa di rosa scritto. Tipo. Sì. E noi usiamo la rosa. Sì, dai, sa di acqua di rose, senti. È vero. E quindi non ci piace. L'odore dell'acqua di rose fa proprio schifo. Spollicione. Sa di nonna. Tanto per... Aspetta, ormai è roba inutile. Che poi inutile non è, ma vabbè. Le salviettine all'aloe. Aspetta, allora delle inutile, che sono buonissime, infatti le abbiamo ricomprate, erano scontate e quindi ci siamo fiondate sopra. Siamo a metà della nuova confezione. Per me sono sentendo gli scritti di cotone. Non lasciano pelucchi ideali per rimuovere il trucco e per una profonda pulizia della pelle. Massima resistenza e morbidezza. Della Despar. Sì. Uso cosmetico 100% cotone. Questi erano buoni, sono quelli giganteschi. Io penso, sì, ma però i peggio di peggio erano quelli prima. I peggio di peggio. Ma però. Ah, sì, vabbè, ormai. Non sono una. Questi, vabbè, penso che ognuno comunque. Io se vi sto a consigliare i dischetti, ognuno prenda quelli che convengono, o comunque che prende di solito. Non vi sto. Comunque questi mi pare che non fossero male. Ce li abbiamo messi inizio mese, quindi non ve lo ricordo. Non me lo ricordo. No. Ormai inutile per inutile. Le salvettine della Selunga, multiuso. Secondo me. Hanno questa pittura del cavolo che te ne vengono fuori tipo 3 o 4 in tutte insieme. Si seccano subito praticamente. Sono penso più inutili dell'inutile, proprio questi non li supera nessuno. Vai. Ora finalmente. Abbiamo finito quelli che erano nella Glossy Box di Blue Marine, che sono il latte corpo e il gel doccia. Guardate come sono ridotti. Distrutti.
Beh, ci abbiamo fatto due docce, quindi quattro volte. Sono per cinque, quattro... perché una l'ho usata anch'io. Cinque docce. Volte. E la crema, il latte invece è per due volte, tre volte. Per me l'odore non era molto estivo. Risentendolo addosso, sì. Anche... Perché è caldo. È caldo. Sì, più invernale. È buono. Però era nella glossa di maggio. Per andare... a ballare, sono lavata con il gel, messa la crema e messa anche il profumino. Io vi giuro che dura. Il giorno dopo non so ancora. Non so come vi si però dice lascia la scia. Lasciamo la scia, ecco. Tanfavo. Abbiamo finito la base rinforzante della Nail Space della Deborah Milano. E quella violina si vede. In fondo è appiccicoso e non ci arriva il pennellino. Comunque è buona come base. A parte che se smettete, se smettete tutto d'un colpo e non ve lo date più, le unghie vi fanno pac. E non vi si riprendono. Io sarà un mese che, ho smesso di darmelo. Non mi si sono ancora riprese. Ridatelo, no? Proprio, ce l'abbiamo no. Da Debbie. No, era presa di posizione. Vai. Fallo vedere insieme al suo compare, via. I compari. Lumbar. Gel detergente e tonico della Olaz. Come venivano da qua, dove l'ho già detto in un video. L'abbiamo già detto in un video. Io l'ho detto, video di acquisti. Che non c'era ancora. Ah, ok. Perfetto. E sono 150 ml la crema, il detergente e 200 il tonico. Cosa dire di queste creme? Che non lasciavano... una sensazione di pulito. E secondo me non puliscono, non pulivano. Non ti sentivi il viso bello? L'odore fresco. È buono. Oddio, sì. Ho visto come siamo rosse. Sì, è meglio levarle. Vabbè. E non le ricomprerei mai, neanche sotto sconto. Ma neanche se me le regalano. Ole. Palmolive Naturals. Doccia latte vellutante. Doccia latte. Con fiori di ciliegio e latte idratante. Non so, peccato che non potete sentire l'odore. Guarda, io ve lo posso anche. Lo sentite, vero? Lo sento, sì. Per voi. Basta passare il tappo. Ho trovato i leccali, i chupa chups al latte e fragola. Panna e fragola, senti. Sì, è vero. Provate a mangiare un leccaletto. Poi la pelle sta morbidissima. Stucca un po', fa una schiuma pazzesca. Noi l'abbiamo provato nella vasca. Sono 250 ml, scade in 12 mesi, che è poco secondo me. Niente di che. Vellutante arricchito con latte idratante ed estratto di fiori di ciliegio. La sua formula ricca e vellutata regala alla tua pelle una piacevole sensazione di benessere, lasciandola morbida e liscia, dermatologicamente testato. Dai, a te l'onore di questa. Oh Gesù, d'amore acceso. Storto. Creme idratante energizzante della Clinions. Ora. Packaging. 1-10. Quindi si è finito? Non lo finirò mai, no? Io all'inizio ero un po' disperata, devo dire la verità. Poi ce lo siamo messi sul viso. Mi sono usciti brufoli che non avevo mai avuto. E a me me ne sono usciti, cioè, il triplo di quelli che già avevo. L'odore è osceno, dovrebbe sapere d'arancia, ma... sa di crema anticellulite, tipo. Sì, è vero. E sta la pelle unta, pesante. All'ultimo lo usavamo per i piedi e le gambe, perché... più lei, però... tanto si ritorna al discorso, okay. Che io finisco la roba. A me se non mi piace... Sì. Mi ci impegno, però non ce la faccio. Neanche troppo, io l'ho data ai piedi. E non ha funzionato neanche su piedi. Neanche su piedi, quindi proprio no, vi prego, evitatela. Come la peste gialla. Esiste, boh. Nera, magari, l'avevo solo scontato voi. Blu, vabbè. Viola. Rossa. Questo l'avete anche l'altro mese fa, cazzo quanti. Li mangio, sì, li bevo a colazione. Flexible Curls, Nivea, fluido modellante, modella Ricci, Ricci definizione anticrespo, è buonissimo, è un prodotto fantastico, nessuno che lo equivalga. Come sono bravo, ti devo fare. Ma detto che te sembri quella intelligente, io quella stupida, invece è il contrario. Ambra, non... mi ero appiccicata a te. Eravamo un collare.
Io sto qui. Noi abbiamo preso come esempio, credo più che altro, lo smalto del Rivel cinese. Che ci avete detto che ci avete detto che è da avvisare. Allora noi l'abbiamo preso come esempio, tanto per avvisare che li abbiamo buttati. E questo era veramente finito, però. Vabbè. Non mai. Che devo fare? Gli altri li abbiamo buttati. Promesso. Giuro, giuro. Croce sul cuore. Ah, croce, però. Non finito. Tecno. Evolution Style. Maschera e semi di linea intensiva condizionante per capelli secchi, trattati e opachi. È buonissima. Ha un odore di... sa, di bagnoschiuma di mio fratello. Sì, ha molto un odore da uomo. Sì. Arriva. È finita, finita. Sa, ha la consistenza di quasi un burro. Quasi, sì, però... ultimamente si è rossidata, eh? Era diventata gialla fosforescente. Però costa tipo 5 euro, un barattolo da 500 ml. Da c'è CAD. Anche da di più. C'è anche la alto così. Grande. È quasi 8 euro, una cosa del genere. Quindi se lo volete, conviene quella grande. Così, tanto per dire. Appena ho iniziato a usarla io, lei ha smesso, sembra fatta apposta. Perché non mi ricordo perché l'ho smesso. L'ho trovata da CAD, se l'ho trovata da altre parti non me lo dite, tanto io la trovo da CAD. Non abbiamo altro posto, questa è una merda. Funziona, vi lascio i capelli veramente molli. Dovete sciacquare bene. Sciacquate bene perché vi rimane una ciolla. Il giorno dopo dovete rilavarveli, non vi diciamo altro. E applicato il dopo lo shampoo 3-4 minuti. Ah, ecco perché non l'ho più usata, perché mi sporcava tanti capelli e dopo me li dovevo lavare tipo giorno dopo, una cosa del genere, allora l'ho smesso. Invece perché hai capelli secchi come i miei amici, vi conviene. Basta. Ho un problema. I capelli che si sporcano facilmente. Certo. Crema per le mani. Dopo. Nutriente. Una sconfezione piccola, da 30 ml. Ma è buona. È buonissima. Buona. Lascia le manine morbide come quella di un pampino. Culetta di un pampino. E ci infila il naso. Sa di crema per le mani. In assoluto, il video dei prodotti di si è sconvolgente. Ho finito la crema a 99 centesimi. Oh, si vede anche il buchetto. L'ho pulita bene, che dice? No, non lo so. A malincuore. Io vi vedo, voi ci vedete? Che stupida. Insomma, a 99 centesimi l'ho presa la bottega verde, però non ha fatto scorta. Bella struzza. Perché ha la pellina delicata. Se avete i brufoli, è un miracolo. Una crema miracolosa. Peccato che costi veramente tantissimo. Sì, però chissà quanto. Questo è 30 ml, magari. È una crema all'aloe. C'è anche il pezzo sopra, aspetta. Crema viso 24 ore. Addolcente e idratante, è vero. Non lasciava la sensazione. Con succo fresco di aloe biologica. Non lasciava la sensazione di unto, si seccava dopo si poco, si asciugava facilmente, ha un odore divino proprio, insomma sa un po' di gomma, di colla, non so, però è buono anche l'odore. Sì, è... il problema è quello. Ah sì, che costa veramente tanto, ci siamo rimaste male. Vai. Struccante delicato occhi e labbra della L'Oreal. È un bifasico, era un bifasico. Il fumo bifasico. Il fumo abbiamo finito prestissimo, non so come mai. È vero che elimina il trucco waterproof. C'è scritto. Sì, ma... Sì. Però devi fare due o tre passate. Invece quello della Sephora... un bel po' unto. Era... Ecco. Perfetto. Quello della Sephora lascia unto, però evapora. Però evapora troppo presto. Questo lascia unto e non evapora. Meno no, per mezz'ora. Resta la palpebra oleosa per un po'. E l'ultimo prodotto è quella che sa di culetto. Di pompino. Di pompino. È la Fix and Family crema mani protettiva e nutriente con miele e burro di karité per una pelle. No. Giusto per il culetto dei bambini. Sì, penso sia perché giusto per quello. Per quello che la usavo io, che era per le mani. Che è per le mani, eh. La mettevo sui gomiti, a volte anche sul tatuaggio.
rimane burrosa, cavoli. Cioè, vai Ci a io la stanno mettevo prima di le mani. andare a letto. Dovevo leggere il libro. Ho lasciato delle ditate unte sul Per fortuna il libro. libro non era mio, spero. Guarda che ti vedo, eh. Mamma. E vabbè, insomma, questa no, non la comprate. Allora, contiamo anche questi. Apri il sacchetto, vai. Siamo arrivati. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, nove, dieci, Tira con cattiveria. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 14 di prima, 36. Andremo a riciclare, lo diciamo perché è importante riciclare Ci anche se divertiamo? Hai visto che quelli del multimateriale c'hanno i buchi? E allora lì io metto uno per uno. Insomma, oh, io anche aspetta, questo mese. aspetta, aspetta, aspetta. L'altro mese erano 33. 32. 32. Questo mese sono bel 3. Il 3 c'è. 36. 36. Ci siamo superate. Speriamo di Cioè, consumarne e meno. pensare che l'altro dici di finirne meno vuol dire che ne ma oddio, se finiamo di make up preferisco, Eh sì, qualche così compri qualcosina rossetto. di nuovo. Perché Che cioè, abbiamo rossetto. tante cose da aprire, specialmente dell'elfo, Ma le facciamo perché vedere cosa? quello che abbiamo nel beautycasino in un altro video. L'avevo un video più Ma lungo, cioè non è chiaro. tantissime cose. Non Vabbè. sono tantissime cose. Se lo volete vedere e siete curiosi, io vi spiego cos'è. Abbiamo una valigetta con dentro dei trucchi da aprire. Smalti, tanti. Sì, no, quattro sono, dai. Vabbè, ne abbiamo già Con degli aperti. smalti, delle cose per le unghie, del make-up da aprire. Se volete vedere la vostra scorta, ditecelo. Non è tanta, io Se dico. arriviamo Siamo brave. a 5 che vogliono vederlo, Lo ve lo facciamo facciamo vedere, è vedere. una minaccia. Sono 17 minuti, cioè un video lunghissimo. Però io dopo ho voglia di fare un altro Oh, video, non so Gesù. su cosa però. Vediamo. Sto morendo di caldo, aspetta. Sì, infatti, io direi di spendere e spatacchiarsi davanti al Io ce l'ho ventilatore. alla mia destra. Appunto, io Ci no. scambiamo. E quindi vi Ora salutiamo. salutiamo facendovi vedere soltanto una cosa. Vai, spingi con Pooh. Ciao Pooh!